Ormai l'abbiamo capito, il genere maschile e quello femminile sono due cose completamente diverse. E la cosa che più di tutte differenzia questi due mondi è il modo di vivere il sesso. Lei è più riservata e più romantica. E candele. Candele ovunque. Ma nella maggior parte dei casi ti andrebbe di coccolarci un po' insieme? Ma sei matto, ho un sacco di cose da fare. Via, 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 via. E lui insistente, insistente fino alla morte. Punto. E adesso? No. 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 Sì, pronto? E adesso? Spezziamo una lancia a favore dei maschietti. E adesso? Cosa? Niente. Buonanotte. Perché? Perché vogliamo sempre farlo nei momenti meno indicati. Ehi, indovina che voglia di fare roba. Oltretutto ammettiamolo, noi uomini siamo davvero convinti di saperci fare, ma la maggior parte delle volte sentiamo di quelle cose che per forza di cose ci fanno dubitare delle nostre prestazioni. Credevo di essere un amante eccezionale. Poi scoprì che lei aveva l'asma. Una cosa che differenzia lui da lei è la puntualità. Allora sei pronta? Secondo! Dai che siamo in ritardo! Allora, scarpe, nero o rosa cipria? Rosa cipria. Sicuro? Sì. Allora mi cambio vestito. No, mi prendi in giro? No, dico, mi stai prendendo in giro? Allora sei pronta, sei sempre in ritardo. Ci sono, andiamo, 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 andiamo. Ho dimenticato il portafoglio. Nonostante tutto, comunque dobbiamo ammettere che sono le donne che portano avanti il mondo, grazie ai loro sistemi di tortura. Sì, portano avanti il mondo. E anche casa nostra. Sì, sì, te l'ho già detto, li ho impostati i gradi, ma qui non si cuoce niente. No, noi uomini non siamo in grado di gestire una casa. Allora io vado, mi raccomando. Se ce la fai, dai una passata ad aspirapolvere. Ok? Credo che niente sia meglio che concludere con il detto: tutto il mondo è paese. Le donne lasciano i capelli nel lavandino e gli uomini lasciano alzata la tavoletta del water. Cose fastidiose. Tanto quanto è sentirsi in serio imbarazzo per essersi presi certe confidenze prima del tempo. Un errore generalmente maschile. Oh mamma, ma che fai? Cosa? Ma come cosa? Ti ho sentito, hai appena scorreggiato. No, non è vero. Passiamo ai saluti. Saluto Giuseppe Ricotta, Francesco Ghiringhelli, Nome a caso 22, Emiliano Di Carlo, Ale Channel TV, Raxotan, Tera Wright, Nextz 99, The Mafia Clan, Il Milanista, De Angi, ManTube 97, Ivan Re Davide, Giovanni Di Noto, Gianmarco De Martino, Emma Verde, Boss, il canale scimmiante di Jed Regon, Raiden Sama, Ragnan. Che nomi, ragazzi! Ragazzi, avete dei nomi? Sono degli sciogli lingua, non sono dei nomi. Aiuto. Gioele Mazzei, Salvatore Marsana, Gaia, Antonio Fusaro o Fusaro, Alessandro Nicotera, Imroan Mohaimaden e la sua pagina Facebook. Voglio trovare un milione di persone a cui piace One Piece. Tutto questo affetto nei miei confronti veramente mi commuove e non vi ringrazierò mai abbastanza. Ma a malincuore d'ora in poi non saluterò più nessuno, per il semplice fatto che siete diventati troppi. E visto che non mi va di salutare tre persone sì e tutte le altre no, preferisco non salutare nessuno. Comunque sia, grazie, grazie davvero delle iscrizioni, dei commenti, dei mi piace e delle condivisioni. Tutti voi siete grandi. We don't fight, we don't break up. La prima volta che ho guidato un'auto è stata una vera fortuna che non abbia investito nessuno.